troviamo davanti alla facciata di Villa Guiccioli a Monteberico, che oggi ospita il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. L'edificio ha una facciata settecentesca, progettata da Gian Antonio Selva, lo stesso architetto della Fenice, poi passata in proprietà alla famiglia Guiccioli e dagli anni 30 del Novecento acquistata dal Comune. Oggi appunto qui viene ospitato uno dei musei più importanti d'Italia per la quantità e qualità di opere che qui sono conservate. Oggi ci soffermeremo su uno dei quadri della collezione che conserva il Museo del Risorgimento e della Resistenza, ovvero il quadro di Domenico Peterlin, che rappresenta il re Vittorio Emanuele II nel momento del suo arrivo a Vicenza del novembre del 1866, con lo scopo sì in parte di fare una visita dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, ma visita che costituì l'occasione per decorare la città con la medaglia d'oro per i fatti del 1848. Infatti, durante la prima guerra d'indipendenza, che comunque venne persa dai vicentini e dal Veneto, la città e i vicentini avevano dimostrato un grande patriottismo, avevano difeso con ardore il territorio, tanto da meritarsi appunto questa medaglia nel momento in cui tutta la regione era stata annessa al Regno d'Italia dopo la terza guerra d'indipendenza. Il quadro di Peterlin rievoca un giorno importante per tutta la città di Vicenza, un giorno in cui il re Vittorio Emanuele con tutto il suo seguito è arrivato in treno. Ricordiamoci che la ferrovia era stata da poco inaugurata e la città l'ha accolto con davanzali straripanti di fiori, con coccarde tricolore appuntate al petto e con una città in festa. Quindi è un modo per immergersi in una giornata importante per Vicenza nell'Ottocento. Non mancano poi cose curiose o dei riferimenti autobiografici allo stesso Peterlin, come il suo autoritratto nel volto che spunta da una colonna o come il ritratto della moglie Adele e del figlio Mario, purtroppo morto prematuramente a 22 anni. Non solo, vedere questo quadro è l'occasione per scoprire altre storie legate alla città di Vicenza attraverso i volti che qui sono rappresentati. Qui si vede al centro il re che indica appunto il podestà e poi sullo sfondo tutta una galleria di ritratti, almeno una trentina di volti familiari alla storia di Vicenza e familiari soprattutto al Peterlin, che con queste persone, con alcune di queste in particolare, aveva dei legami affettivi o professionali. Quindi si va da Drusilla Loschi dal Verme, la riconosciamo perché è quella signora con la cuffietta bianca, che era la proprietaria di Villa Loschi di Zileri, e committente dello stesso Peterlin per la decorazione della chiesetta della villa stessa. Poi troviamo Antonio Caregaro Negrin, anche lui architetto impegnato nei lavori della stessa chiesetta, oppure ritroviamo Fedele Lampertico, grande statista ed economista vicentino, che avrà un ruolo importante, vedremo anche proprio per quanto riguarda questo quadro, oppure ancora Camillo Franco, uno dei mecenati di Domenico Peterlin, l'uomo che finanzia i suoi studi a Roma e lo aiuta a diventare quello che poi è diventato, o ancora un collega, Giovanni Busato, un altro pittore che Peterlin stimava molto. Quindi questa è un'occasione, diciamo, per farsi una carrellata di volti di vicentini dell'epoca, della seconda metà dell'Ottocento.